Attenzione alle parole della signora Barbara. Non è iscritta all'albo dei fisioterapisti, come lei dice di essere. E poi gira sui social un suo commento dove chiede di entrare in una setta satanica. Ci arriva da un nostro telespettatore questo messaggio, mentre noi intervistiamo Barbara Pasetti più e più volte. Sapevamo che non era iscritta all'albo dei fisioterapisti. Ma è fisioterapista massaggiatrice. E tendiamo a non credere alle fantasie noir che girano in internet sulle sette sataniche. Ma cerchiamo sul profilo social di Barbara cosa possa aver ispirato quelle fantasie. Sono il bene e il male, dipende da come mi tratti. Si presenta così Barbara Pasetti e poi lei sposa, lei mamma. Sul suo stato si legge ancora sposata. E invece no, Barbara e suo marito non stanno più insieme. Lei ci racconta di una separazione serena. Siamo una coppia che si sta separando, però andiamo d'amore d'accordo, cioè siamo amici. Ancora. Ma qualche domanda in più porta a ferite ancora aperte. Tu non hai un nuovo compagno? No, sono sola e voglio rimanere da sola perché ho avuto un'esperienza sentimentale molto brutta tra mio marito, la separazione e tante cose mi hanno ferito e adesso come adesso non ho nessuno. Sul suo profilo si legge: se mi incazzo e mi sento presa in giro, l'anticristo diventa una brava persona a mio confronto. Nei suoi interessi troviamo un'insospettabile curiosità per il paranormale. Il 25 marzo 2019 Barbara scrive: studio in Vaticano per esorcismi. Quello che vediamo è pura verità, il male esiste. E non sappiamo fino a che punto arrivi la fascinazione di Barbara per il paranormale, non sappiamo se la condivida con altri. Sappiamo che il 20 dicembre scorso Barbara Pasetti invia una foto al suo ex marito. È la foto di un cadavere. Barbara chiede di stamparla. Che cosa fa suo marito? La stampa. Quel cadavere sdraiato era mio padre. Lui è mio padre. Perché l'ex marito di Barbara non reagisce a quella foto? Forse la risposta è in quell'interesse di Barbara per il paranormale. Forse non è la prima volta che Barbara invia foto macabre. Scrive Andrea Toffano a Katia. Non potevo immaginare. Nessuno poteva immaginare. Nessuno poteva immaginare, certo è che grazie a queste segnalazioni dei nostri telespettatori abbiamo acquisito un particolare, come dire, importante, perché viene fuori che Barbara Pasetti, che in carcere aveva una fascinazione per tutto ciò che è occulto. Allora, Lucilla Masucci, ti chiedo subito, ma può essere questa una chiave per spiegare anche l'atteggiamento dell'ex marito, che in qualche maniera non ha una reazione di stupore quando riceve la foto del cadavere, e quel cadavere purtroppo è Luigi Criscuolo? Abbiamo parlato a lungo con Gianandrea Toffano e siamo stati diretti, sinceri, perché viene naturale, ti arriva la foto di un cadavere e tu non fai niente, non chiedi a che ti serve che io stampi queste foto, non vai alla polizia, no, non lo fa Andrea Toffano. Stampa per due motivi: uno, perché realmente Barbara è una affascinata da cose horror, negli anni gli ha mandato foto strane, commenti strani, immagini sopra le righe, e poi lui dice sembrava una foto tirata giù da internet, non ho mai pensato che fosse un cadavere vero, c'era una specie di riflesso che mi ha fatto pensare che lei stesse fotografando un computer. Ma poi c'è anche un'altra motivazione, Gianandrea Toffano ce la racconta, è più intima e più privata. Gianandrea Toffano non vuole avere motivi di litigio con la sua ex moglie, con Barbara Pasetti. Allora Lucilla dice sgombravo il campo da qualsiasi cosa, lei mi chiedeva una cosa, io la facevo perché avevo un obiettivo, rimanere vicino a mio figlio e non avere nessun legame con lei, ero lì con lei, un rapporto civile solo ed esclusivamente per il bambino. Il bambino che abbiamo visto però in questa vicenda è stato purtroppo tirato dentro proprio da Barbara e ha soli 8 anni, chiaramente. Però Lucilla, evidentemente lui non vuole creare alcuna disarmonia con Barbara, la sua, diciamo, premura è quella di farla rimanere tranquilla, mi pare di comprendere. Me lo ha detto in maniera sincera, ha detto io dicevo sempre sì, bisogna andare a fare la spesa, andiamo a fare la spesa, dobbiamo accompagnare il bambino, accompagniamo il bambino. Non voleva motivo di discussione perché, dice Gianandrea, lei lo cercava, su ogni cosa si discuteva e quindi fa quella cosa, stampa le foto del cadavere di Gigi Bici in maniera meccanica. Non sapevo che fosse lui, non avevo idea di quello che stava succedendo, nessuno, non io,
potevamo immaginare. Lui non ha immaginato, lui dice la mia vita è stata polverizzata, esatto, il giorno in cui mia moglie viene arrestata. Ci dice anche un'altra cosa, Alberto, dice io sono andato, mi chiamano in questura e mi interrogano il giorno in cui Barbara, certo, viene arrestata e mi chiedono tutto quello che so di mia moglie, ma mai mi hanno detto guarda che tua moglie aveva assoldato delle persone per farti fuori. Ecco anche quello ha devastato la vita di Gianandrea Toffano. Evidentemente però qualcosa sta mutando anche nella consapevolezza di quest'uomo. Immaginate voi, un uomo separato, suo figlio di 8 anni vive con la mamma che è Barbara. Lui cerca di accontentarla in tutto e mai puoi immaginare due cose. La prima, da quello che ci racconta lui stesso, è che la medesima Barbara possa essere coinvolta nell'omicidio di un uomo. La seconda è che la stessa Barbara avesse in qualche maniera interessato alcune persone per sistemarlo. Certo è che l'atteggiamento di questo ex marito sta cambiando, ha inviato una lettera a Katia, alla figlia di Luigi Criscuolo, si dice disponibile a incontrarla. È evidente che lui vuole raccontare tutto quello che sa e forse poi mettere da parte questa storia così dolorosa. Donatella Cupertino. Katia, la figlia di Gigi Bici, e Gianandrea, l'ex marito di Barbara Pasetti. Katia, con tante domande che le rimbombano in testa, Gianandrea, che cerca di trovare risposte. Lei, che alle nostre telecamere gli lancia un appello, lui, che tramite una lettera le risponde. Io vorrei fare un appello al marito di Barbara Pasetti, Gianandrea. Volevo chiederti, ma tu sei un complice o sei una vittima? Sono addolorato quando vengo descritto come un complice, anche solo potenziale. Chiarisco subito che sono soltanto una persona informata sui fatti, come te, e non un complice. Non sono un complice, dice Gianandrea, e Katia, in diretta, risponde a queste sue parole. Prima di ora non sono mai stata contattata da Gianandrea. Sicuramente mancherà qualche risposta, diciamo, di questa lettera, Alberto. Però comunque c'è un'apertura, comunque lui chiede comunque di incontrarmi comunque anche in privato, quindi magari lui mi vorrà raccontare qualcosa in più. Ma Katia, nel suo appello in TV, ha ancora tante domande e tanti dubbi. Io ho dei dubbi su di te, la telefonata che ti ha fatto tua moglie. Quando tua moglie ti chiama e ti dice ho fatto ammazzare un uomo, andrò all'inferno, come hai reagito a queste parole? Tu come hai reagito quando ti è arrivata la foto di mio papà così? Sei andato alla polizia, non hai fatto niente. Ho ricevuto la foto qualche giorno prima del ritrovamento della salma di tuo padre. Ebbene, ricevendo la foto, come potevo collegare la foto alla scomparsa di una persona che in quel momento neanche conoscevo? Tua moglie ha raccontato che ti voleva far uccidere. È vero o non è vero? Ti sta raccontando bugie. Tu l'hai mai picchiata? Neanche immaginavo che avesse assoldato delle persone per farmi del male, secondo quanto ho appreso dagli organi di stampa. Ma c'è una domanda di Katia alla quale Gianandrea non ha voluto o saputo rispondere. Tua moglie ha fatto uccidere mio papà? Lo devo sapere. Allora, una cosa è certa, la verità, capire davvero cos'è accaduto ci appare sempre più vicina. Questo perché le indagini sono davvero a un punto di svolta, si stanno esaminando anche le trascrizioni di tutte le conversazioni di Barbara prima del suo arresto. E c'è una trascrizione che diventa importante, Lucilla Masucci, lei sempre parla con l'ex marito e a un certo punto dice che sono una donna senza scrupoli. Si è ricostruito a che cosa si stesse riferendo? Dice precisamente io ho fatto ammazzare un uomo, andrò all'inferno, e lo dice 3 giorni prima del ritrovamento del corpo al marito, al telefono, ore 20:20 il 17 dicembre. E Toffano come ha reagito? Gliel'abbiamo chiesto, ha detto ma scusa ti dice una cosa così, e lei ha detto non decontestualizzate. Stavamo litigando furiosamente, io non ricordavo neanche questa frase, perché lei riesce a dire anche di peggio, quindi no, non gli ha creduto Alberto, non ha creduto che potesse riferirsi ad un fatto realmente commesso, cioè quello di aver commissionato l'omicidio di un uomo. Allora mettiamo a fuoco su che cosa si stanno concentrando gli inquirenti e quali sono gli elementi reali che hanno in mano e che condurranno a una verità che è davvero vicina. Mara Pannone. Ancora tanti misteri nell'omicidio di Gigi Bici, sono 6 i punti chiave dell'inchiesta su cui si stanno concentrando le indagini.
È lei l'unica indagata per omicidio e occultamento di cadavere in concorso con ignoti, ma quale sia il suo ruolo nel delitto è ancora da chiarire. È in carcere a Vigevano con l'accusa di tentata estorsione. Tante bugie e tante contraddizioni nel suo racconto da sempre, da subito. Io non ho fatto niente, la mia coscienza è a posto, la mia fedina penale è immacolata. La procura non le ha mai creduto. Aveva detto di non conoscerlo, di non sapere neanche chi fosse quel Luigi Criscuolo, il cui corpo era stato ritrovato sotto un cumulo di foglie secche proprio davanti al cancello della sua proprietà. Era uno zombie, era completamente coperto con il fogliame, il viso era completamente tumefatto, ero scioccata. Mentiva Barbara quando ha raccontato alla polizia e alle nostre telecamere che era stato suo figlio a trovare il corpo di Gigi mentre cercava un pallone da calcio volato fuori dal cancello. Secondo gli inquirenti sarebbe stata proprio lei a nasconderlo con l'aiuto di uno o più complici. È l'indizio più importante, la pistola ritrovata in un vano tecnico della centralina d'allarme al primo piano dell'abitazione dei Pasetti a Calignano. In casa tua non c'è un'arma. Non c'è una arma, non c'è neanche un coltello. Invece c'era un'arma e c'erano i proiettili, il calibro compatibile con quello della pistola che ha ucciso Gigi. Gigi sarebbe stato ucciso nella sua macchina mentre era seduto alla guida, un colpo sparato alla tempia destra è questa l'ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti. La polizia scientifica sta esaminando i campioni di materiale prelevati nell'auto, si cercano tracce di polvere da sparo. Chi è l'uomo misterioso ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre esce dal paese al volante della macchina di Gigi? Gli investigatori sono al lavoro per identificarlo, un uomo di circa 50 anni che indossa una maglietta rossa e dei guanti bianchi. La procura di Pavia ha disposto accertamenti tecnici sulle telecamere installate nella villa di Calignano, vuole vederci chiaro perché anche su questo punto Barbara dice e si contraddice, funzionano, non funzionano, sono idonee alla registrazione. C'erano delle telecamere che avrebbero potuto filmare e non funzionavano, c'era la nebbia, vede l'effetto nebbia davanti. Ma qua la telecamera punta, come vedete, la mia proprietà, punta il cancello. Ma non punta qua, non posso andare a filmare il signore, violo la sua parola.